Eccoci qua ragazzi, eccoci qua con il video post partita Roma-Napoli, partita finita per 2-1 e questa è la quinta volta che faccio questo video perché sinceramente non so come improntarlo. Io volevo essere educato, non volevo sfogarmi perché sinceramente non ho le forse in primis e in secundis YouTube mi demonetizza il video perché sono troppo poco family friendly, ok? Vabbè, comunque. Altra sconfitta, altri punti persi, 2-1 con la Roma e siamo settimi in classifica. Se la Fiorentina dovesse vincere, noi andiamo all'ottavo posto. Ottavo posto. L'ultima volta in cui ho visto un Napoli così in basso in classifica è stato con Donadoni. Vi ricordate Donadoni? Ecco, forse alcuni di voi no, perché siete un po' troppo giovani, però per chi se lo ricordasse, Donadoni, dopo un paio di partite fu esonerato e gli subentrò Mazzarri, ve lo ricordate? Ora, la domanda è, quando è che arriva il momento in cui la società esca e dica Ancelotti è esonerato? Quando? La pazienza a me si è esaurita, basta. La fiducia si è esaurita, basta. Sull'allenatore è esaurito, sui giocatori c'è ancora, in parte, sull'allenatore no, perché ancora oggi non ho visto una squadra con le palle, una squadra che corre, una squadra affamata, una squadra con la cazzimma, perché porco scoiattolo maledetto illuminato dal LED, tu sei sotto di 1-0, ok? Sei sotto di 1-0. Nel secondo tempo, tu, l'avversario, te lo devi mangiare. Se ci vuoi mettere pure un po' di sale, ce lo metti, ma te lo devi mangiare. Invece, nel secondo tempo, sembrava già una squadra che stava andando a scampagnate, che cacchio ne so. Togliamo il primo tempo perché è stato un buon primo tempo da parte nostra, a parte i primi 20 minuti. Perché i primi 20 minuti la Roma non ci ha fatto capire niente, ma proprio niente. Niente. Il gol di Zaniolo avviene su un buco, lasciato da Zirischi. Noi regaliamo più buchi rispetto a Cicciolina, una volta, vabbè. Poi arriva il rigore, che ci sta, perché Callejon tiene sempre sto brutto pizzo e quando deve andare a stoppare la palla va col braccio, sempre, va sempre col braccio, sempre, invece di fare il movimento all'indietro lo fa in avanti ed è giusto il rigore, perché il braccio va contro la palla ed è giusto quel rigore. Meno male che San Meretta l'ha parato e vi lascio immaginare che io tengo sia Meretta che Colaro che Zaniolo, fatevi quei conti, e dall'episodio il Napoli è uscito dal guscio. Più cazzimma, più velocità, è uscito con le qualità. Tiro a volo di Insigne, traversa di Milik, traversa di Zielinski, che poi molti su Telegram, se non siete iscritti andatevi a scrivere, hanno crocefisso Milik in una maniera incredibile, incredibile, ma che doveva fare quel povero uomo? Cosa doveva fare? Il cross era buono, il tempismo a saltare era buono, solo che stava a 2 cm dalla porta e Smalling era attaccato come un francobollo su di lui. Che doveva fare? Io crocifiggerei Mertens, perché là Callejon ha fatto un miracolo di testa, Mertens tutto solo, invece di stoppare la palla, tira a volo e la tira sugli uccelli. La palla è andata a San Pietro e ha pigliato gli uccelli. Come si fa? Torno a ripetere, nel secondo tempo io mi aspettavo un Napoli che se magnasse l'avversario, invece zero. Scusate, ma la delusione c'è, è inutile che mi parlate di buonismo, di bicchiere mezzo pieno, ma bicchiere mezzo pieno dove? Voglio che siamo ottavi, forse domani, però io prendo atto che siamo ottavi, lasciando stare se la Fiorentina vince o non vince, prendo atto che siamo ottavi, perché stiamo facendo schifo, abbiamo perso 3.000 punti in queste prime 11 giornate. Da quando a Di Maro la squadra è competitiva, siamo pronti per lo scudetto, ma tu e lo scudetto. Ancelotti e De Laurentiis soprattutto devono avere l'umiltà e le palle
di fare una conferenza stampa e dire scusa ai tifosi, perché noi, molti di noi, non ci ho mai creduto, ma molti di noi ci siamo ammuccate parole, ci siamo scudetto e cascudetto là, competitivo, ma io da fango, le parole contano meno di zero, le parole contano meno di zero, i fatti si vedono in campo, si sono visti i fatti, no, no. Cioè tu dovevi vincere con la Roma, l'atteggiamento cazzimoso dovevi tirare fuori, soprattutto nel secondo tempo, in cui stai perdendo zero, stavano facendo a scambagnare. L'unica cosa positiva nel secondo tempo è stato l'inserimento di Lozano, perché è stato abbastanza determinante, perché ha fatto l'assist, anche se non hai la sufficienza in pagella per me, a parte l'assist non ha la sufficienza in pagella, perché ha avuto due occasioni in cui doveva servire, una volta Milik e una volta Llorente, nei buchi lasciati dalla difesa della Roma. Che poi la Roma ha giocato bene, con tutte le difficoltà che ha, con 3.599 infortunati, Fonseca ha messo bene la squadra, soprattutto nel secondo tempo ha messo una squadra più alta, e da là noi non abbiamo capito più un cavolo, niente. Poi un giocatore che mi ha deluso più di tutti, Fabian Ruiz. Ha sofferto troppo la pressione della Roma, che poi ha sbagliato pure diversi passaggi. Il migliore è stato Zielinski, è stato migliore più Zielinski che Fabian. Paradossale, poi la difesa. Io che mi sono illuso con Koulibaly, ma non l'asse la miglior difesa, sarà la miglior difesa della Serie A. Mo pigliano gol pure da, che cazzo ne so, da Ciofani, non so manco se continua a giocare. Cioè, ma ci rendiamo conto. Con tutto il rispetto per Ciofani. Ma quello è proprio l'allenatore che secondo me mette la squadra a cazzo di cane. Cioè non c'è proprio equilibrio tra difesa e centrocampo. Io non lo so. Meno male che non volevo fare sfogo, meno male che volevo fare un video serio, ma non ce la faccio. Cioè voi rispondete seriamente sotto ai commenti. Quando è che Napoli prenda la decisione e dice Ancelotti esonerato? Perché sta deludendo, ma non lo esoneranno mai, perché in campionato stiamo facendo schifo, ma in Champions, purtroppo o per fortuna, stiamo facendo bene. Cioè io non so che dire. La Roma ha meritato di vincere, mettiamo in atto questo caso, ok? Che poi, pure se dovessimo esonerare Ancelotti, no. No, chi prendiamo al suo posto? Mourinho? Che è peggio di lui? Che voglio? Mourinho è peggio di Ancelotti. Ha fallito con lo United, ha fallito con Real. Ven a Napoli. Al di là dello stipendio, ven a Napoli. Con la rosa che ha in Napoli, Mourinho non può fare niente. Catenacciaro com'è. Che è peggio di Ancelotti. Ma dai, no. Io rimango deluso, rimango amareggiato. Vabbè, speriamo per martedì, mi sembra che giochiamo martedì. Un altro sfogo. Facciamo un altro sfogo, anche se non ho sbraitato tanto. Ma è stato più un video di disperazione, perché sinceramente già faccio più. Già faccio più. Vabbè, forza Napoli sempre! Sempre! Ma io a prescindere che sia sconfitta o vittoria, forza Napoli sempre! Ciao a tutti.